Ehi. Avete presente quel momento in cui vi svegliate e vorreste soltanto continuare a dormire? Beh, ogni giorno lì era così, perché io e Gabriel dormivamo nel divano, che diventava letto, ma la mattina si faceva colazione lì, quindi doveva essere sgombero perché dovevamo mangiare, poi la sera dovevamo pure cucinare, quindi i panni sapevano di cucinato. Giuseppe, hai rotto le scatole. E c'è. Ma io vi acculturo. Ma la smetti di cavolare, Luca. Act like you don't see me, don't play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. When she asks me, is it wrong if I come up with you? We're both drunk on the elevator when I kiss you for the first time in New York City. No, non a me, io non funziono. Prima ancora di dover uscire, essere già sudati. Che puzzare. Non fa ridere questa cosa. È presente quando uno pensa che fa una cosa buona, no, Lu? Hai 122 cune di ieri. Già. Mannaggia miseria. Avete presente quella sensazione quando fate una cosa giusta, la fate bene, ma avete la sensazione che l'avreste potuta fare meglio? Beh, il primo giorno abbiamo cambiato 40 euro in 120 cune. E il secondo giorno abbiamo cambiato 40 euro in 160 cune. Ci è andata meglio il secondo giorno. Ti piace lo yacht? Un sacco. Lo vorresti? Sì. Poi dicono che i soldi non fanno la felicità. Però sei brutta. Ah, brutta. Comunque Giorgio deve fare ancora veloci raptor intorno alla scuola. Osserva il rito riproduttivo di due pavoni. C'è il maschio che corteggia la pavona. C'è lui che tira fuori le piume. E lei è corteggiata, ne ha sue fame. C'era Giuseppe che con un salto aveva distrutto il muretto e quindi si era messo lì a ricostruirlo. Ci vogliono aiutare, siamo stanchi e ci hanno lasciato indietro. Bene, come posso leggere, sono stati avvistati tre cretini nella giungla che pensano di essere dei sopravvissuti, ma sono all'interno di un castello, quindi andiamo a vedere cosa fanno. Vogliamo procurarci del legno. Non so se lo sapevate, ma Eminem abita in Croazia, precisamente all'interno di quel castello, vicino al trono di Game of Thrones. Sta lì. Before jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. But still, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So, won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So, won't the real Slim Shady? I'm so synonym, I'm so pronoun. I'm so in again, I'm so. Bella l'isola, eh. Poi è andato a far bagno. C'è Giuseppe che tiene molto la sua gomma, quindi quando gli cade è una tragedia. Bene, in Croazia si stanno svolgendo le Olimpiadi di bocce. Quando ti vedo vado fuori di testa e sbrago. Prima ti bacio e poi ti spiego il perché. Oh mamma mamma Sharona, oh mamma mamma Madonna, oh mamma mamma tocco con mano. E finalmente siamo arrivati a questo lago. C'era tutta questa trafila, traghetto fino all'isola, passando per il castello, passando per il bosco, per arrivare a un lago. E che per terra era tipo peloso, c'erano delle cose che fanno. Ora vi farò vedere la tipica danza di uno che si approccia ad entrare in acqua con i sassi. Ecco qua, questo vede qua, questo qua, che schifo, ho toccato una roba. Un sasso! Praticamente questi adesivi hanno una lunghissima storia e risale a marzo del 2019, infatti mi ho rubato questa striscia di adesivi da un centro commerciale. Allora, la cosa che odio di più quando viaggio è il cibo, partendo dall'acqua che costa un casino, a quello dog così triste, così asciutto. Come Giuseppe? Vabbè.
spostati da quel laghetto e siamo andati verso una spiaggia molto più figa, che era fatta piena di rocce a vari livelli. Una figata assurda, c'erano queste pozze interne, salate, dove l'acqua era caldissima perché era scaldata dal sole e dalla pietra. La mattina spacchi le pietre, il pomeriggio pure. Praticamente Giuseppe ha questa nuova professione: la mattina spacca le pietre e il pomeriggio scavi le buche. Metti quel piede là dentro quella rientranza a forma di zoccolo di gnu. Quando ci fa una scalata non si può che citare il trio. Dai, la vedi quella rientranza là a forma di zoccolo di gnu? Abbiamo trovato là del sale sulle pietre e giustamente il sale è salato. Non mi ho detto, no, dai, assaggiamo magari. Era salato, pure abbastanza. Non so se è una cosa soltanto di noi maschi, ma quando una cosa fa schifo, siamo attratti verso quella cosa. Quindi se il sale fa schifo, ah, ancora sale. Poi c'è che hai fatto? Ma che schifo. E poi c'era una cosa che è valso tutto il viaggio, da casa fino alla spiaggia, ed era un salto di 5 metri dove mi sono buttato e ho perso l'orologio. E è questo, cioè non questo, quello che ho perso sta sul fondo del mare della Croazia. Ok, c'è da dirlo, le ragazze si sono buttate per prime e poi noi, ma noi non perché volessimo, è giusto perché non volevamo sfigurare rispetto alle ragazze. C'è una guerra in atto, sì. C'è una bottiglia d'acqua, è calda. Ho avuto quella di Demetrio che è calda. Cos'è? Un coffee shop? Lei è l'unica. Coffee shop. E come dei sopravvissuti ci mancava l'acqua. Infatti non c'erano fontanelle, l'acqua lì costava tipo 5 euro e quella da casa era finita. E per una giornata mezzo litro non è bastato. Siamo stanchi, non ci va di camminare a me e Gabriel. Io ho perso pure l'orologio. Qua ci insegni qualcosa? Comunque la lezione di oggi è 1 più 1 uguale 3. Questa è matematica. Però c'è la luce? Quest'isola non è un'isola, ma bensì un'isola. Io mi fiderei dei cartelli. Quelli della droga. Oh, perché passi davanti? Gabriele dà un fastidio enorme. Guarda, vedi la mia barca da qua. Quella blu? Sì. Allora l'estate è bella, ma sudare non lo è. Ma tutto sommato diciamo che le stelle si sono allineate abbastanza bene. La giornata è andata decentemente, che Venere è contro di noi. E questo implica che domani sarà una giornata di merda. Ciao. Gianluca sta ricevendo consigli dallo chef a casa. Ha chiesto l'aiuto da casa. Sono uno chef che chiede aiuto a casa perché a casa c'è uno chef migliore di me. E allora i compiti erano così suddivisi: Gianluca cucinava, Alessandra lava i piatti e gli altri. E quindi Gianluca chiama a casa per chiedere informazioni su Masterchef e per chiedere come si fa una ricetta. Vado down, down, down per l'atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi sede, poi bla bla, voglio stare in casa. Tutta gonfie vele, certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede. Cosa bello di questo viaggio, in generale di viaggiare, che dopo un po' i ricordi, rimangono soltanto ricordi, non sono più emozioni. Quindi non mi ricorderò che ero perennemente sudato in questa maniera. La cosa bella, che ci sto io, vabbè, poi l'altra cosa bella. L'altra è che noi facciamo tanti programmi, vengono comunque rimodificati dopo due minuti. Dai, è finito veramente quel video. Vi lascio con Gabriel che si guarda video sulla guerra e la stanchezza generale.